Voglio innanzitutto mandare un saluto molto cordiale e molto partecipe ai vostri lavori e dire che il manifesto che voi avete presentato, Cambiamo la finanza per cambiare l'Europa, non solo lo sottoscrivo, ma caldamente lo condivido tutto. Devo dire che le proposte che voi fate sono molto articolate, molto dettagliate e preziose, lo saranno per il nostro lavoro, perché cercheremo di mettere in pratica tutto quello che voi qui dite e sostenete. Voglio dirvi però, come abbiamo avuto occasione già di discutere, abbiamo avuto il piacere di ricevere in Parlamento per la presentazione del rapporto Banca Etica, che ha avuto un grande successo, una grande attenzione da parte non solo del Parlamento, ma anche della Commissione e delle istituzioni europee in genere. E voglio dirvi che, come sapete, con il regolamento che abbiamo approvato il 28 marzo, alcuni di questi contenuti hanno cominciato a prendere forma. Penso in particolare al provvedimento sulla tassonomia, che prevede già questa classificazione per gli investimenti sostenibili. E lo dico con compiacimento per il fatto che la parte di classificazione ambientale è stata approvata, e lo dico anche con un po' di rammarico, se mi permettete, perché la parte relativa alle classificazioni in base a parametri sociali purtroppo non è stata approvata dal Parlamento. Ma perché? Il mio gruppo l'aveva sostenuta, proposta e sostenuta. Purtroppo non c'è stata una maggioranza sufficiente, perché come sapete spesso in Parlamento prevale un approccio molto conservatore anche sugli investimenti, e la paura che si vada in qualche modo con i parametri sociali a condizionare magari il profitto delle imprese o la profittabilità degli investimenti possono sembrare riduttivi per il sistema economico. Noi abbiamo un approccio diverso, pensiamo che anche l'economia debba rispondere a criteri sociali e ambientali, e pensiamo che così facendo non facciamo il male dell'economia e dell'Europa, ma facciamo il bene di ciò che serve all'economia, perché l'Europa sia veramente sostenibile in tutti i suoi aspetti e perché sia amata dai cittadini. Quindi tutte queste tematiche sono molto sentite. Io sto svolgendo molte riunioni in questo periodo, potete immaginare, e questo tema della parte dell'equità fiscale, dell'equità degli investimenti e di qual è il rapporto tra economia e politica e principi anche basilari di una società è molto forte, perlomeno nelle persone che io frequento e che penso mi sosterranno. Quindi il mio è un sì convinto alle vostre proposte ed è anche un impegno che assumo formalmente, perché se eletta o comunque con coloro che saranno del mio gruppo, noi si possa davvero dar corpo con leggi più giuste a queste vostre assolutamente apprezzabili idee. Quindi buon lavoro, tanto apprezzamento per voi e un impegno per il futuro.